Tre maschi. Beh, è la guerra, però c'è una cosa che non tutti hanno detto, e cioè che l'ambasciatore russo ha anche detto che non sapevano, probabilmente una battuta, che le aziende, l'Ariston fosse un'azienda italiana perché ha la sede legale in Olanda. Ecco, questo voglio dire, i primi a non essere italiani erano i padroni dell'Ariston, quindi. Vabbè, allora, non è comunque un buon motivo per nazionalizzarla. Io penso però, che no? Da questa cosa viene fuori una sola, viene fuori una sola vera indicazione, che vale anche per le lavoratrici della Perla. Bisogna nazionalizzare le aziende che vengono messe in crisi per rilanciarle. E bisogna che lo Stato faccia lo Stato invece che fare il servo delle multinazionali. E poi, ripeto, bisogna smetterla di fare la guerra, perché lo Stato italiano sta mandando i missili per bombardare Mosca e si aspetta che non ci siano reazioni. Noi sosteniamo il genocidio israeliano, aspettiamo che non ci siano reazioni. Sa che l'ambasciatore italiano a Tunisi è stato cacciato da una manifestazione pubblica con la gente che gli gridava Italia fascista, complice del genocidio. Ma ci rendiamo conto di dove stiamo andando per colpa della complicità del governo italiano e delle istituzioni italiane con la guerra? Questa è la questione. Però la guerra, almeno la guerra in Ucraina, ha un solo nome che si chiama Putin. Allora sentiamo qui... Chiudiamo con il canto delle operaie dalla Perla, da Bologna, in diretta, grazie agli ospiti. Chiudiamo con loro e tra poco Paolo.